Ciao ragazzi, benvenuti al mio nuovo video. Oggi andremo a realizzare un quadretto, diciamo un sottoquadro di una zona di un negozio dove verranno installate delle macchine. Quindi andremo a vedere come faccio un cablaggio di questo quadretto. Allora, in pratica noi abbiamo il quadro generale, ok? UG, quadro generale. Da dove parte una linea? Questa linea l'ho passata nel controsoffitto usando un cavo FG 16 3x6 mm quadri. 3 fili per 6 mm quadri FG 16. Incanalato e sono arrivato a questo quadro esterno. In questo quadro verranno installati 6 interruttori magnetotermici. A monte c'è già un interruttore magnetotermico differenziale a protezione della linea, ok? Qui abbiamo interruttore magnetotermico differenziale, ok? 003. Qui è stato messo da 20 ampere. Allora, qui invece avremo degli interruttori, 3, 5, 6 interruttori in questo centralino. Sì, ogni interruttore è un magnetotermico, un polo più neutro protetto da 16 ampere, ok? Da qui si ripartirà con dei cavi sempre FG16, 3x2,5 e si faranno tutte le singole prese. Le prese sono state messe del sciuco universali, ok? Quindi sono 6 prese comandate e protette da interruttore. Questa è la nostra teoria e ora vi faccio vedere il video della cablatura. Non ho usato i puntalini in questo quadretto. Solitamente nei cantieri non si sta a fare il cablaggio, ve lo farò vedere un'altra volta sul banco. Di solito quando si va a realizzare un quadretto in opera, i puntalini possono anche non servire, ok? Non è proprio un cablaggio che si fa in officina. Quindi questo è quanto, andiamolo a vedere.
Eccomi. Come avete visto, la linea dorsale arriva e tutti gli interruttori vengono collegati direttamente sulla linea. Questo è, secondo me, è il miglior modo. Ora si poteva mettere delle morsettiere da barra, ma va benissimo anche, come avete visto, con quei cappucci di 4 box. Questo tipo di cablatura potete usare anche per cose più piccole, tipo un quadretto di una cucina, un sottoquadro di una cucina dove si comanda forno, frigo, lavastoviglie, caldaia e così via. O anche un quadretto d'appartamento, rispettando sempre le regole sugli assorbimenti e sulle tarature dei differenziali. Per oggi è tutto, ragazzi. Mi raccomando, iscrivetevi. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!